fino al 24 settembre il Teatro Filodrammatici di Milano ospita la quarta edizione di Impronte, manifestazione d'arte, musica e teatro con la direzione artistica di Enrico Ruggeri, organizzata da HPR, società di consulenza strategica che promuove un'attività di mecenatismo culturale e artistico. Marco Ciamparelli ha intervistato per OneTV News il direttore artistico di Impronte, Enrico Ruggeri. Sentiamo. Teatro Filodrammatici di Milano ospita la quarta edizione di una manifestazione che si chiama Impronte. Qui con me il direttore artistico, colui il quale ha chiamato i personaggi che vorranno lasciare le impronte quest'anno. Enrico Ruggeri, naturalmente, ciao, grazie. Ciao, ciao a tutti. Come hai scelto quest'anno i ragazzi? Per quanto riguarda la musica, insomma, è abbastanza il mio settore, quindi cerco sempre di scegliere grande qualità e di dimostrare che la cultura non è una parola da affrontare con terrore o sussiego, ma può essere molto divertente. Con la cultura si passano serate piacevoli. E per quanto riguarda gli artisti, al di là di Dario Ballantini, che è conosciuto, ma mi ha fatto anche una copertina a un album, insomma è un artista super affermato, però c'è un'equipe, c'è Giovanni Favero che mi dà una mano a segnalarmi artisti interessanti. Lo spirito è quello di unire varie forme d'arte, la parola, la musica, la pittura, la scultura, e aiutare la gente a districarsi nelle novità più serie, ma soprattutto farla divertire. Cambiata la location, l'anno scorso ci siamo visti una chiesa meravigliosa, sì. Quest'anno siamo in centro Milano, a teatro, quindi lo spirito però rimane sempre lo stesso. Sì, come dire, abbiamo lasciato con un po' di dispiacere la chiesa di San Celso, abbiamo fatto 3 anni meravigliosi in un posto bellissimo, però sai, di fronte alla storia, perché il Teatro Filodrammatici è la storia, abbiamo capito che questo, insomma, era un'occasione da prendere al volo. La particolarità della tua esibizione di domani, una chiacchierata, cosa che tu fai spesso. Sì, però poi dipende da quello che mi chiedono, e quindi spero sia diversa da tutte le altre. Musica acustica con un pianoforte e un altro che è suonato da Francesco Lupi e da un ragazzo, un signore che si chiama Davide Brambilla, che suona la tromba, la fisarmonica. E quindi l'idea è fare canzoni che magari non suono nei concerti, quelli più turbolenti. Allora ci vediamo l'anno prossimo per la nuova edizione, sì? Sì, sì, sì. Dio piacendo, siamo qua anche l'anno prossimo. Grazie Enrico, ciao. Grazie mille.